Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonello E Entrano. Ugo Lombardi. Saluto come sempre Ugo Moreno, il nostro regista da Modena. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. E do il benvenuto, non poteva non esserci stasera, alla prima puntata del 2018 e con noi il caporedattore di antimafia2000.com, Aaron Pettinari. Ciao Aaron, bentrovato. Ciao Aaron. Buonasera, buonasera a tutti voi radioascoltatori. Come stai innanzitutto? Bene, bene, giornata lunga di lavoro, però insomma. Sono lunghe queste. Sì, sono giorni abbastanza caldi, diciamo. Infatti, sul sito di antimafia2000.com troverete tutta una serie di articoli relativi alla ripresa delle requisitorie del processo trattativo a Stato Mafia, quindi è stato sicuramente un periodo di gran lavoro e credo continuerà ad essere così. Do il benvenuto a Massimo Borella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Ciao Antonella, ciao Ugo, un saluto a tutti gli ascoltatori, naturalmente al vostro ospite. Bene Massimo, io do la linea ad Ugo per i saluti al network consueti e poi di seguito a te per le ultime notizie. Ringrazio Antonella. Allora, ormai, come ripeto Prego. sempre, la Radio Science si avvale della collaborazione di diverse web radio che fanno parte ormai del circuito da troppo tempo, anzi, meglio così dico io. Sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Valdichiana, Radio Isso, Modena Noi Radio e le piccine, per così dire, come mi piace dire, che sono appunto Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Le nostre web TV sono operative come sempre. La web TV principale è quella al sito di radiosaiuz.it, dove c'è anche la chat e consiglio sempre di iscriverci. E ovviamente tramite la nostra pagina Facebook, e anche lì la chat è aperta. Mi raccomando, scriveteci. Inoltre, già da diverso tempo, da ormai parecchi mesi a questa parte, c'è il nostro media center attivo al saiuzmedia.it, dove si possono rivedere tutti quei programmi che hanno fatto parte o che fanno parte del circuito di Radio Saiuz e non solo. Quindi io dico sempre, se per caso qualcuno si dovesse essere perso qualche puntata, la può tranquillamente andare a recuperare. Basta entrare come login, basta mettere ospite, non c'è bisogno di nessunissima password e il gioco è fatto. Con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la parola. E io la rigiro subito a Massimo per gli aggiornamenti. Prego, Massimo. Grazie Antonella, alle 22.05, qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV, Radio Science TV. Dunque, c'è una notizia che avevamo riportato anche anche nella precedente trasmissione. Maltempo, c'è un morto nel Crotonese, un uomo è caduto dal tetto, era salito per vedere i danni provocati dal vento, perché gli aveva scoperchiato la sua casa, scusate, la casa del fratello. È successo a Mesoraca, nel Crotonese. Le forti raffiche lo avrebbero fatto precipitare. Inutile la corsa all'ospedale di Catanzaro. Il fratello è rimasto ferito in maniera non grave. In seguito al forte vento abbattutosi sul Crotonese, il prefetto ha convocato d'urgenza l'unità di crisi. E a proposito del maltempo, ci sono degli aggiornamenti, c'è un fortissimo vento che sta praticamente interessando la penisola italiana, creando disagi in molte regioni, soprattutto nei collegamenti via mare in Sicilia, in Sardegna, nel Golfo di Napoli e con le isole dell'arcipelago toscano. Un uomo è morto cadendo dal tetto, come abbiamo riportato prima la notizia nel Crotonese, all'isola d'Elba una donna è rimasta ferita dalla caduta di un ramo sull'auto, forti mareggiate anche sul litorale romano. Al nord, Lombardia e Piemonte sono investiti da bufere di neve, chiusa la strada per Madesimo e un tratto della statale Maddalena in provincia di Cuneo. Raffiche fino, pensate, a 200 km orari. A Roma sono caduti alberi provocando il ferimento di due automobilisti ad Acilia e all'Aventino. Proseguiamo
prima di ridare la linea Osservatorio Antimafia, vi do un cenno di rassegna stampa della nostra homepage pinetaoggitv.net, testata giornalistica di Venezia in collaborazione con Radio Science TV di Treviso. A taglio prima un articolo tratto dalla testata antimafia2000.com dal titolo Ricordando Salvatore Medina. A seguire c'è un breve comunicato stampa, appuntamento all'auditorium di Marsago a Campo San Martino in Padova, e quindi potete leggere di cosa si tratta, si parla di teatro. Poi un importante speciale curato da Antimafia 2000 TV, Giulietto Chiesa, come difenderci dai padroni del mondo. A seguire un articolo che porta lo stesso titolo di Aaron Pettinari, che lo sentirete a brevissimo nella trasmissione qui di Antonella e Ugo. Dunque, secondo il giornalista, dal nostro agire si determina l'effetto per l'intero pianeta. Poi un comunicato da Voci Animali e il settimanale Pianeta Oggi Report, che ricordo andrà in onda tra circa un'ora sull'emittente interregionale terrestre Video Tele Carnia. Nella nostra homepage c'è un settimanale che è dedicato ad un'intervista a Giulietto Chiesa realizzata a Trieste, e a seguire L'arte contro le mafie, interviste ai ragazzi di Our Boy. Dunque, alle 22.08 non ci sono altri aggiornamenti dell'ultimo momento, diamo uno sguardo rapidamente, no? Bene, allora a questo punto cedo la linea nuovamente a Antonella Intanò e Ugo Lombardi con Osservatorio Antimafia Radio Science. Noi non ci sentiamo più se non la prossima settimana, a meno che non ci siano aggiornamenti importanti, che allora richiederò la linea alle 23 meno 5. A te Antonella, buona continuazione. Grazie Massimo. Speriamo di sentirti comunque più tardi, almeno per i saluti. Comunque, se ciò non fosse, considerati salutato. Bene, torniamo qui nel nostro studio virtuale con Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Allora Aaron, sono stati giorni di ripresa di attività per tutti e naturalmente sono riprese anche le requisitorie per il trattativo, per il processo trattativa Stato Mafia, più precisamente l'accusa è di minaccia a corpo politico dello Stato. Giorni impegnativi, Aaron, che vi hanno portato ad essere in tribunale ad ascoltare tutto quello che è stato detto. Vogliamo provare a fare un sunto da riferire ai nostri ascoltatori? Sì, di fatto sono stati giorni, diciamo queste ultime settimane, il processo dopo la sosta invernale è ripreso appunto la scorsa settimana, è ricominciata la requisitoria da parte dei magistrati, in particolare due, ovvero il PM Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia, che si sono occupati, diciamo, di raccontare alla corte d'assise presieduta da Alfredo Montalto e ai giudici popolari diciamo, sintetizzare quello che è il loro quadro accusatorio rispetto ad alcuni fatti, qual è la loro impostazione accusatoria rispetto ad alcuni fatti che sono maturati appunto nel biennio delle stragi, in particolare concentrandosi sul 1992, quanto è avvenuto nel 1992, quindi è stata ricostruita, diciamo, quella parte della cosiddetta trattativa Stato-Mafia che ha riguardato prima Massimo Ciancimino, il racconto di Massimo Ciancimino rispetto agli incontri tra il padre Vito e gli ufficiali del ROS, quando nel giugno del 1992, appunto, gli ufficiali cercano un contatto con l'ex sindaco mafioso di Palermo per cercare di capire in qualche maniera che cosa stava accadendo in quel periodo all'interno di Cosa Nostra, perché erano state fatte delle stragi, penso al delitto all'omicidio di Salvo Lima, il politico della Democrazia Cristiana, uomo di Andreotti in Sicilia, e successivamente il 23 maggio la strage di Capaci. Diciamo che dopo questi due eventi c'è, secondo l'impostazione accusatoria,
non solo, perché comunque ci sono anche le sentenze che parlano di questo fatto, ovvero che uomini delle istituzioni in qualche maniera hanno cercato un dialogo con Cosa Nostra, quantomeno per tramite di Vito Ciancimino. E di fatto è stata sintetizzata, ricostruita tutta quanta questa fase, diciamo, di interlocuzione. Dopodiché si è anche parlato, per esempio, del ruolo, ci si è occupati soprattutto del ruolo di Nicola Mancino, l'ex ministro degli interni, che secondo la procura ha dichiarato il falso, ha compiuto il reato di falsa testimonianza al processo Mori Obinu, nel momento in cui ha parlato, per esempio, ha negato di aver mai saputo proprio di questi dialoghi tra Carabinieri e Vito Ciancimino, quando invece il ministro Martelli asserisce che in un incontro aveva proprio riferito di queste cose, e non solo Martelli, anche ci sono anche altri elementi che comunque emergono del fatto che in qualche maniera Mancino fosse stato avvisato. Poi altri elementi che emergono, delle contraddizioni, diciamo, rispetto alla posizione di Mancino, possono essere sia per quanto riguarda l'incontro famoso con Paolo Borsellino il 1 luglio, con versioni che cambiano, vengono via via aggiustate nel corso degli anni, oppure ancora rispetto alle informazioni riguardanti la doppia ala, diciamo, di Cosa Nostra, che Mancino aveva dichiarato in commissione antimafia, aveva dichiarato che c'erano due ale, diciamo, all'interno di Cosa Nostra, una stragista e una trattativista. Ecco, proprio su questo si sono focalizzati i magistrati, perché fino a quel momento, nel 1992, questo dato non era emerso. Mancino sostiene di averlo saputo in quel tempo, ma questo dato non era mai emerso. L'unico che l'aveva fatto emergere era appunto Don Vito Ciancimino nel colloquio, nel dialogo con i carabinieri. Quindi a questo punto si accresce la convinzione da parte dei magistrati che comunque in qualche maniera Mancino abbia mentito su questa cosa, o comunque non abbia detto tutto quello che sa, in particolare le motivazioni che ci sono dietro questa falsa testimonianza non le possiamo sapere noi. I PM credono che l'abbia fatto più che per se stesso, per proteggere proprio gli stessi carabinieri di fronte a un quadro accusatorio che magari poteva essere più pesante se ci fossero stati due ministri che avessero confermato che c'era questo contatto, diciamo, per il sostegno, per avere un sostegno politico, perché di questo si tratta. I carabinieri hanno cercato Martelli nel 92 per avere quel sostegno politico richiesto da Don Vito Ciancimino. Poi ancora si è approfondita la figura di Mori nel suo passato, diciamo così, oscuro, per quanto riguarda il periodo in cui, prima da capitano, poi ha fatto carriera a lungo all'interno dei servizi segreti. Diciamo che Mori viene identificato come un soggetto che ha avuto, diciamo, se vogliamo, diverse zone d'ombra nel corso della sua carriera, con un modus operandi che era molto più vicino a quello, appunto, delle logiche dei servizi, che non a quello dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che comunque sia avrebbe dovuto. Qualora fosse stato veramente così, avrebbe dovuto avvisare l'autorità giudiziaria, ovvero la magistratura, di quel contatto con Don Vito Ciancimino. Invece, in tutti gli anni, sia nel 92 che negli anni successivi, mai uno straccio di relazione di servizio è stata fatta dagli ufficiali dell'arma. Altre cose ancora, si è parlato anche delle famose intercettazioni tra Loris D'Ambrosio, il consigliere giuridico del Presidente della Repubblica, ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e allora era semplicemente un privato cittadino, poi è diventato indagato e poi, fino ad essere imputato, Nicola Mancino. E quindi si sono ricostruite, diciamo, le varie ingerenze da parte, o meglio, i tentativi di ingerenze da parte
del Quirinale che ha voluto portare avanti Nicola Mancino sulle indagini che in quel momento nel 2012 si stavano portando avanti sempre sul fronte del processo trattativa Stato-mafia. E infine si è parlato anche della seconda trattativa, diciamo, in un certo senso. Sì, Sì. scusami, Aaron, infatti stavo appunto per chiederti, stavo introducendo l'argomento chiedendoti, questa seconda trattativa, in effetti non se ne è mai parlato, non se ne conosceva insomma l'esistenza, ma testimonia ulteriormente la pervasività della mafia all'interno degli apparati dello Stato e non. Questo ne è la schematizzazione, l'esemplificazione. Cos'è questa seconda trattativa? Quello che possiamo dire più che altro è questo, quello che il magistrato Roberto Tartaglia ha definito come un secondo piano di trattativa, che poi aiuta a capire quello che è stato il primo vero obiettivo della trattativa, che era quella iniziata con Vito Ciancimino, e che appunto non aveva niente a che vedere con un'operazione di polizia giudiziaria. In realtà riguarda dei contatti che un soggetto, tal Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, molto vicino a quell'universo delle versioni nera, storico delle versioni nera fascista, e di fatto Paolo Bellini aveva incontrato, aveva avuto un contatto in carcere con il boss Antonino Gioè. E diciamo si era messo a disposizione dei carabinieri, di un maresciallo dei carabinieri, il maresciallo Tempesta, che era comunque sotto Mori al tempo, Mori era il capo del ROS, diciamo, intavolare anche in questo caso un discorso di in qualche maniera. Bellini si proponeva come infiltrato all'interno di Cosa Nostra, ma diciamo che era stato avviato un dialogo per un recupero di opere d'arte in cambio anche lì, perché era sempre questo il cruccio di Cosa Nostra, sia sul fronte Ciancimino che sul fronte Bellini, in cambio di agevolazioni o comunque favori o comunque in particolare in materia di carcerario. Questa è tutta quanta una trattativa che si sviluppa. Sempre nel 1992, già prima delle stragi, e a un certo punto, e che si conclude, diciamo, attorno all'ottobre-novembre del 1992, quando Paolo Bellini in qualche maniera viene mollato. Anche qui, secondo la procura, quello che dicono, diciamo, le difese, è che Paolo Bellini non era ritenuto credibile, però i PM praticamente dicono se non era ritenuto credibile, comunque sia Paolo Bellini, che diceva di incontrarsi con i mafiosi, andava comunque, era un'indagine che doveva essere sviluppata, o quantomeno doveva essere seguito, doveva essere. Si doveva vedere se si incontrava veramente con boss mafiosi. Tra l'altro, ci sono le dichiarazioni di un pentito Crusca che dichiara di essere stato presente a un incontro tra Bellini e Gioè. Lui era presente anche se Bellini non lo vedeva, in quanto si era nascosto al piano superiore di questo diciamo casolare. E di fatto, quindi si potevano trovare già allora dei mafiosi magari importanti, si potevano aggiungere degli elementi, si potevano scoprire dei covi, di parte di Cosa Nostra. Ebbene, nessun tipo di attività anche in questo caso è stata condotta o è stata portata avanti, nel caso in cui Bellini non era ritenuto credibile, insomma. L'altra questione veramente particolare per quanto riguarda Bellini è che Bellini è quello che viene ritenuto come il cosiddetto suggeritore. O comunque Bellini da parte sua dice che non era lui che aveva parlato delle stragi ai monumenti per primo, ma che era stato il boss Gioè. I mafiosi dicono il contrario, che il suggerimento veniva proprio da questo Bellini, che parlava già nel 1992 di colpire i monumenti per veramente fare danno, se si voleva fare danno allo Stato, quindi non i magistrati, i politici o i mafiosi, comunque i magistrati e i politici, ma colpire appunto i monumenti oppure la società civile,
per esempio mettendo delle siringhe lungo la spiaggia di Rimini, delle siringhe con lights, insomma, ecco. E questo, guarda caso, cosa succede da lì a poco tempo? Che comunque nel giardino di Boboli verrà trovato, sempre proprio nel settembre-ottobre del 92, verrà trovato un proiettile che è stato forse un primo segnale di quel che sarebbe di quello che sarebbe poi avvenuto l'anno successivo. Ricordiamo gli attacchi ai monumenti, la strage di Via Gergofili, oppure le stragi di Milano in Via Palestro, e a Roma, in particolare le due chiese, San Giovanni il Laterano e San Giorgio al Velabro, proprio nell'estate del 1993. Quindi questo è, diciamo, più o meno il quadro di questa seconda trattativa che non va in porto nel momento in cui, in particolare perché comunque le dichiarazioni sono molteplici, ci sono quelle dei pentiti, ci sono quelle di Bellini, ci sono quelle del maresciallo Tempesta, che addirittura dice di aver consegnato a Mori un elenco di nomi che i mafiosi avevano fatto pervenire per farli scarcerare. Mori da parte sua dice che Tempesta ha dichiarato il falso. Insomma, in questo tourbillon comunque di dichiarazioni contrastanti l'una con l'altra, comunque si trova un quadro comunque sia di una trattativa che stava andando avanti su più piani, sia su quel fronte Ciancimino che su quello delle opere d'arte, che vedeva il coinvolgimento di più mafiosi o comunque di mafiosi che si trovavano comunque al vertice. Lo stesso Rini era informato di questa trattativa delle opere d'arte. Aaron, scusami, ti interrompo un attimo, così prendi anche un po' fiato. Così fiato. Magari bevi anche un po' d'acqua, perché sicuramente no, ma diciamo l'interruzione è perché in questa dinamica di movimenti di questi signori, di questi protagonisti, sembra che ognuno vada per conto suo, ma sia nella prima che nella seconda, giudicata seconda trattativa, gli investigatori credo che abbiano capito, cerchino di capire chi è il regista di tutto questo, cioè chi dice all'uno di andare dall'altro e chi dice all'altro di muoversi nei confronti di un'altra persona, cioè c'è qualcuno che gestisce i movimenti di questi attori o si muovono per conto proprio? Ma il quadro accusatorio è proprio questo, che Mori, allora, gli ufficiali dei carabinieri, per esempio, per quanto riguarda quel contatto con Vito Ciancimino, si giustificano dicendo che era un'operazione giudiziaria, quindi un contatto, diciamo, investigativo, con un fine appunto di giudiziario. Non aveva niente a che fare con dialoghi e trattative e quant'altro. Secondo l'accusa non è così. Secondo l'accusa, Mori e De Donno in quel caso vengono mandati a parlare con Vito Ciancimino proprio per intavolare, iniziare a dare un dialogo e capire cosa stava succedendo, soprattutto per permettere, per cambiare l'asse, diciamo, per capire cosa stava accadendo, perché comunque venivano ammazzati politici e magistrati. Sì, e non solo, ancora più grave, perché siamo all'interno del reato di attentato a corpo politico dello Stato. Secondo l'accusa ci sarebbe proprio un disegno criminale volto a sovvertire le istituzioni nel tempo, o comunque spingere lo Stato all'angolo e far compiere allo Stato, ai vertici dello Stato, delle azioni che fino a quel momento non avrebbero mai compiuto. Sì, scusami se insisto, Aaron, ma voglio dire, al di là del gruppo malavitoso, insomma, del mafioso, che ha un suo capo, un suo regista, eccetera, la controparte politica sembra che abbia, diciamo, iniziative così sparpagliate, cioè ognuno fa la sua parte. Ma diciamo che credo che l'obiettivo degli investigatori sia quello di capire chi è che sta a capo di ogni movimento di essi, perché uno si muove in un senso o nell'altro. Certo, per salvare anche la propria posizione, ma c'è un regista che coordina questi movimenti, non può essere diversamente. Allora credo che non sia lontano anche pensare che anche ora ci sia ancora un interlocutore che faccia da regista, perché il movimento di questa gente non credo che possa essere autonomo. Credo che l'interesse degli investigatori sia proprio questo, individuare il manovratore delle marionette, insomma. Ma questo sicuramente l'intento è quello di cercare di arrivare a chi è stato il manovratore, o comunque
Io non parlerei più che di manovratore unico, io parlerei, ragionerei su quello che è anche oggi, di cui parlano i magistrati stessi, del sistema criminale integrato, di cui fanno parte, più figure, cioè non c'è un unico capo alla, mettiamola così, alla Totò Riina, che in Cosa Nostra a lungo è stato il leader massimo. Che decideva su tutto e tutti. La vedo in maniera molto più complessa di quello che possiamo immaginare. Le indagini sui sistemi criminali avevano individuato un disegno politico eversivo dietro a quella campagna stragista che si è evoluta nel corso del 1992, del 1993 e è arrivata fino al 1994, se non che proprio, tra l'altro, tra pochi giorni ci sarà l'anniversario, tra virgolette, del fallito attentato all'Olimpico del 23 gennaio. Dopodiché ci saranno, tutti sappiamo, nel 94 ci saranno le elezioni e dopo le elezioni non ci saranno più tentativi di attentati o di strage. Però di fatto, diciamo che le fila vengono. Sicuramente c'è dietro un interesse politico, cioè faccio fatica a credere che sia solo Mori il manovratore, anche perché Mori è quello che eventualmente si sarebbe esposto in prima persona andando a parlare con gli interlocutori. Mori ha un mandato, Ma sappiamo quindi che non è. qualcuno l'ha allontanato. Scusami, Aaron, sempre così ti do anche un po' di. Cioè, sappiamo che qualcuno l'ha allontanato e poi qualcuno ha voluto che tornasse a Roma. Quindi c'è qualcuno che prende iniziativa, insomma. La vicenda di Roma è una vicenda ancora diversa rispetto a quella di cui stiamo parlando e riguarda, per esempio, al periodo in cui Mori diciamo, stato allontanato dal ruolo che aveva all'interno del SID, all'interno dei servizi segreti, è stato allontanato, è stato trasferito, è stato riportato ai carabinieri, all'interno dell'arma dei carabinieri. E addirittura allontanato proprio con il divieto di rientrare a Roma finché non sarebbe finita l'inchiesta sulla Rosa dei Venti e sul golpe borghese, il processo sulla Rosa dei Venti e il golpe borghese, perché in base all'impianto accusatorio, diciamo, di queste indagini, insomma, in qualche maniera Mori sarebbe potuto entrare all'interno delle indagini, in particolare c'era uno dei suoi superiori, c'era Venturi, c'era Marzollo, insomma c'erano delle i suoi superiori erano coinvolti all'interno di questa indagine sulla Rosa dei Venti che dobbiamo spiegare ovviamente per gli ascoltatori che cos'è praticamente. È l'organizzazione il cui scopo era il mutamento istituzionale in funzione, diciamo così, anticomunista e che stava dando un colpo di Stato con le bombe nel 1974. Due sono le bombe in particolare di riferimento, che sono, o meglio, ci sono le bombe di Piazza della Loggia e dell'Italicus in quel periodo storico. E erano state portate avanti una serie di indagini per cui. Comunque erano coinvolti diversi soggetti, viene arrestato proprio Miceli, viene perquisita l'abitazione di Marzollo, che erano, ripeto, i superiori di Mori, anche se qui poi dopo dovremmo anche, sarebbe da capire chi era superiore di chi, per il semplice fatto che sappiamo, altra cosa che sappiamo è che Mori da semplice capitano, già negli anni 70, era dotato di un diciamo permesso di un livello di sicurezza, un nulla osta di segretezza, per cui già nei primi anni 70 lui poteva conoscere, diciamo, i segreti di Stato degli altri stati, per fare un esempio. Sì. Quindi era un soggetto molto importante all'interno del servizio segreto militare. Il SID all'epoca era, poi è diventato SISMI e oggi è l'AISE. Praticamente. Ma infatti, allora, io credo che una delle peculiarità di questo processo, una delle cose più importanti, anche se naturalmente come sempre tutto si svolge nel silenzio più assoluto da parte degli organi
di comunicazione ufficiali, che sia carta stampata o TV, insomma, mette a nudo un sistema che ci ha condotti al paese che vediamo oggi. Cioè l'interazione, la pervasività è stata talmente tallettante da riuscire a consentire di giungere ai livelli più alti dello Stato, aprire delle cariche di estrema importanza, comunque avvicinarle, comunque interfacciarsi con loro. Si è riconosciuto uno Stato nello Stato sostanzialmente, o perlomeno qualcheduno con cui fosse doveroso quasi confrontarsi. Adesso siamo in prossimità delle prime votazioni dopo quanti governi, 3-4 mi pare, non eletti da noi. Credi che il cittadino oggi sia diverso, sia pronto ad ascoltare queste realtà, a cercare informazioni che diano questo spaccato del nostro paese? Ma io più che altro spero che i cittadini, dopo oltre 20 anni dalla caduta della Prima Repubblica alla nascita della Seconda, abbia l'interesse, abbia la volontà di guardare certe notizie. Mi rendo conto che di ricercare la verità, di non lasciarla ai soli magistrati o non lasciarla ai suoi familiari vittime di mafia che comunque dopo oltre 20 anni intanto si impegnano. Addirittura c'è l'altro giorno i familiari delle vittime delle stragi, la strage di Bologna, di Piazza Fontana e quant'altro, denunciavano che nonostante le promesse fatte o comunque addirittura il decreto realizzato dal governo Renzi, magari una delle cose buone che in quel momento sembrava aveva fatto, che era quello di togliere il segreto di Stato per quanto riguarda alcune stragi, sembrerebbe che negli archivi mancano ancora oggi, nonostante appunto quell'ordinanza, mancano un sacco di documenti, addirittura si parla di carte che sono completamente sparite. Ecco, questa richiesta di verità sui fatti che hanno sconvolto la nostra Repubblica devono indurci sicuramente a riflettere e casomai a domandarci veramente cosa è accaduto in quel periodo storico. E, certo, è un momento difficile perché l'informazione, l'avete detto voi prima, l'avete sottolineato voi prima, sul processo della trattativa, per esempio, dove si sono ricostruite tutte quante queste cose e si è parlato di fatti che non sono solamente le dichiarazioni di Massimo Ciancimino o le dichiarazioni dei pentiti, ci sono anche prove documentali, ci sono riscontri incrociati, ci sono tutta una serie di atti che sono stati fatti in questi anni di processo. Ecco, l'informazione in questo senso è stata latitante. È stata latitante, è come che dopo la deposizione del presidente, l'ex presidente Napolitano, attorno al processo la stampa ha perso il suo interesse, ogni tanto lo riacquista con qualche barlume se per caso si parla dell'ex premier Silvio Berlusconi o quant'altro, ma poi si spegne. E questo porta i cittadini a non essere informati, a non essere in qualche maniera di non poter venire a conoscenza di quello che accade, che comunque non è solamente un processo ai soli imputati, ma in grosse parti è stata anche ricostruita parte della storia del nostro paese. Per questo assume ancora più importanza. Facciamo un'ipotesi. Se per ipotesi gli investigatori scoprissero che a manovrare i fili di questo teatrino fosse per esempio una potenza straniera, potrebbero loro documentare questo intervento, questa invadenza? Potrebbero, secondo te, tutelando sempre gli interessi del nostro Stato, affermare che noi siamo vittime di interferenze straniere, facendo il nome anche di eventuali potenze straniere, cioè nominandole anche. Potremmo avere questa forza, lo Stato avrebbe la possibilità, quello che è rimasto dello Stato, insomma, avrebbe la possibilità di farlo, secondo te, ufficialmente? Ma questo per farlo non credo che sia un compito della magistratura, perché la magistratura agisce e ha uno spazio di manovra che è limitato a quello che è appunto il nostro Stato, o meglio a quello che avviene nel nostro Stato. Secondo me, più che i magistrati, è lo Stato stesso che dovrebbe aprire i propri armadi e tirare fuori i vari scheletri che ci sono nel corso degli anni,
è sufficientemente provato, credo, nel corso della storia, a più riprese si è parlato dell'ingerenza di stati internazionali o comunque, se non di stati internazionali, anche di organizzazioni internazionali o servizi internazionali che in qualche maniera hanno usato l'Italia per a lungo per compiere anche altre operazioni. Non è un segreto che l'Italia è un paese che è soggetto particolarmente alle influenze politiche di un paese su tutti, gli Stati Uniti d'America, e successivamente ai diktat che vengono dalla NATO, ma la NATO ha come leader massimo gli Stati Uniti d'America, quindi di fatto vengono da quella zona, diciamo, le grandi influenze. Basterebbe pensare, ragionare, che proprio nei giorni scorsi, proprio nei giornali di oggi, sfogliandoli, è uscita la notizia che in Italia, che dovrebbe essere un paese totalmente denuclearizzato, abbiamo circa 70 testate nucleari. E in base ai nuovi piani del presidente Trump, del Pentagono, comunque di che sia, viene detto, si sta cercando di ridurre in qualche maniera non il numero delle testate nucleari, ma di creare dei nuovi missili con diciamo una potenza nucleare inferiore, ma che è tattica per colpire in maniera mirata eventuali obiettivi e quant'altro. Cioè, di questo si sta parlando a livello internazionale. Noi non contiamo assolutamente nulla, siamo uno Stato che deplora la guerra per Costituzione e non dovrebbe per referendum, l'energia nucleare non ci interessa, però abbiamo 70 testate nucleari disseminate per il nostro territorio. Questo è già indice delle ingerenze che possono venire dall'esterno rispetto a qualsiasi a questi tipi di infatti credo, Aaron, scusami sempre se ti interrompo, che il cittadino qualunque, così come si è posto il problema delle truffe alla banca, quindi c'è stata un'iniziativa di una commissione, credo che stia indagando o perlomeno sta tentando di farlo, però si chiede se c'è una commissione che indaghi su questi eventi. Oltre alle indagini svolte dalla magistratura, una politica, credo che la politica debba avere interessi a creare una commissione di indagine o aver avuto interessi. Assolutamente sì, ripeto, il ruolo della politica è fondamentale dal punto di vista per la ricerca della verità e per, diciamo, non solo della nostra storia ma anche del nostro presente. Invece continuamente le informazioni, le notizie che emergono, che escono fuori, manifestano una volontà politica più volta a insabbiare che non a scoperchiare. E questo sicuramente è un limite per la libertà dei cittadini, perché se non hanno le informazioni non riescono poi dopo a decidere, a scegliere a chi eventualmente premiare, tra virgolette, passatemi il termine, di fronte alle imminenti e nuove elezioni o meno, perché se io scopro che qualche politico, anziché fare il proprio dovere, magari rubava, ha rubato o ha fatto peggio, trattative o quant'altro, probabilmente il cittadino dovrebbe decidere se è anche lui onesto, se anche lui è onesto, dovrebbe decidere di non votare certe persone. Invece in questo momento questa libertà di scelta non c'è data, ma addirittura le nuove leggi che sono state portate avanti, la nuova legge stessa sul voto, è manifestatamente anticostituzionale, eppure andremo a votare una legge elettorale che non è assolutamente soddisfacente di quelli che dovrebbero essere i criteri democratici, a mio avviso, per il semplice fatto che ancora una volta i nostri rappresentanti in Parlamento verranno scelti e calati dall'alto. Ma difatti la disaffezione comunque del cittadino alla politica è testimoniata dalla enorme quantità di gente che non va più a votare. L'astensione ormai è diventato il vero grande partito, quindi è difficile, lo Stato deve fare un lavoro enorme per recuperare la fiducia che ha perduto agli occhi dei cittadini. È un altro esempio eclatante di questa mancanza di coerenza, uso il suo termine,
è stata è conclam si è conclamata proprio con un'operazione partita ai primi del mese, il 9 gennaio per la precisione, e parlo dell'operazione Stige, Aaron, un'operazione portata avanti dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, il quale ha dato il via a un'operazione che ha sino ad ora prodotto 169 arresti. È un numero considerevole, Aaron. Sì, poi tra l'altro anche una decina tra questi 170, 169, 170 soggetti colpiti dell'operazione, ci sono anche una decina tra amministratori locali, tra sindaci, assessori, vice sindaci, presidenti del consiglio comunale, insomma c'è tutto quanto un quadro che poi manifesta come proprio le infiltrazioni, nelle Si amministrazioni, proprio io c'era un professore, ho avuto una volta un incontro con il professor Bondi di Urbino, criminologo tra l'altro, e praticamente giustamente lui diceva: forse non dovremmo più parlare di infiltrazioni mafiose, ma di insediamento mafioso. È questo quello che sta accadendo nel nostro territorio, con di fatto questa grande operazione condotta dalla Procura di Catanzaro, dal procuratore capo Gratteri, gli aggiunti Vincenzo Luberto, altri nomi sono Guarascio, Prontera e Rapino. Dimostrano tutta una serie di infiltrazioni che vanno non solo alla Reggio Calabria, ma arrivano fino in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Toscana, in Campania, addirittura in Germania. Già lo sapevamo quando c'è stata la strage di Duisburg, che la Germania è un luogo dove ci sono presenti locali di 'ndrangheta, ma il quadro che di fatto si è manifestato è che la situazione è ancora, forse per certi versi, è ancora più grave di quello che si pensava. Gratteri sottolinea che la criminalità organizzata calabrese vive in Piemonte, in Lombardia e in Emilia Romagna dal 1975. Cioè, tutti questi anni, cosa è stato fatto? Abbiamo visto prefetti in Lombardia che appena 10-15 anni fa dicevano che la mafia non esisteva in Lombardia, e poi scopriamo che è una delle regioni con più infiltrazioni mafiose. Ma infatti il dottor Gratteri nella sua intervista parla di veri territorio gestiti dall'Ndrangheta, quindi pezzi di territorio italiano fuori dal controllo dello Stato italiano. Allora, come si può arrivare ad una situazione di estrema gravità come questa? Tra l'altro, i capi di accusa sono tantissimi e anche di una certa rilevanza, si va dall'associazione di tipo mafioso, al tentato omicidio, all'estorsione, al riciclaggio, alla detenzione di armi. Cioè, voglio dire, il quadro che restituisce è veramente preoccupante. Come abbiamo fatto ad arrivare ad un punto come questo? Più che altro forse bisognerebbe interrogarsi a come abbiamo, sì, vabbè, come abbiamo fatto, ma non, il problema non è solamente sull''ndrangheta, è a più livelli. Cioè Certo. abbiamo permesso a chi ci rappresenta di inquinare, diciamo, le nostre istituzioni nel profondo. Se pensiamo che la corruzione produce la corruzione solamente 60, tra i 40 e i 60 miliardi di euro, quindi significa che toglie alla ricchezza, ci toglie al nostro Stato circa 60-40 miliardi di euro l'anno, capiamo che è un problema serio. La corruzione non è sempre, i fenomeni corruttivi non vanno a colpire, non è che li portano avanti solamente le organizzazioni criminali. Quindi diciamo che c'è un degrado, si può dire che c'è un degrado generale anche dal punto di vista probabilmente etico, dei valori, il patto della nostra Costituzione. Cioè, in tutti questi anni noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo, ma non è stata mai applicata. Tutti quei diritti che vengono riconosciuti per Costituzione non si è mai imposto ai nostri politici di applicarli. E questo è forse
problema più grande, per cui oggi poi ci ritroviamo ad avere queste situazioni. Scusate Antonella, mi senti? Sì, Ecco, dunque, riprendendo da Pianeta Oggi TV, c'è una notizia che vi può al limite interessare, è un motivo anche poi di commenti, no? Praticamente proviene, l'ho presa qui dal televideo, Agrigento, 73 indagati, anche papà Alfano. Dunque, ve la leggo rapidamente, posti di lavoro in cambio di favori alla Girgenti, a quella società di gestione del servizio idrico della provincia agrigentina, ma anche truffa, corruzione, riciclaggio e inquinamento ambientale sono i reati contestati dalla procura di Agrigento, che ha notificato 73 avvisi di proroga indagini per la complessità della vicenda processuale, tra i destinatari anche il padre del ministro degli esteri Angelino Alfano. Angelo, 81 anni, il prefetto della città dei templi Nicola Diomede, nonché l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo. Questo è quanto a voi. Aaron, cosa ci puoi dire a riguardo? Ma riguardo le informazioni, per ora sono quelle che ha detto Massimo, non ne abbiamo dettagli in più, sappiamo appunto che c'è questa mega inchiesta su De Agrigenti Acque e che vede appunto indagati di spicco. Tra l'altro, diciamo che poi c'è una richiesta. Sappiamo che c'è questa inchiesta, che perché si tratta di un avviso di proroga delle indagini con il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e quindi probabilmente gli effetti di questa indagine li sapremo in un secondo momento. Sappiamo che c'è un'indagine in corso. Quando si chiede una proroga di indagine, cioè al momento non, altri elementi non ci sono, insomma, ecco. Beh, quindi, tornando all'operazione Stigia di cui parlavamo, nella sua intervista il dottor Gratteri, oltre a dare uno spaccato abbastanza desolante del tessuto sociale all'interno del quale è stata possibile una penetrazione così violenta, mi viene da dire, dell''Ndrangheta, restituisce anche però un'immagine della stessa molto diversa da come magari comunemente viene identificata, no? Parla di un''Ndrangheta che ha volumi d'affari enormi, che è fornitrice, venditrice di cocaina alla mafia, insomma, restituisce l'immagine di un'organizzazione che è notevolmente cresciuta da un punto di vista economico. Ma il fatto è semplice, il traffico di stupefacenti frutta l''Ndrangheta 80 miliardi di euro l'anno, con 80 miliardi di euro l'anno, una cifra spaventosa da tutti quanti i punti di vista, quei soldi che fine fanno, dove vanno? Questi capitali vengono reinvestiti non solo nell'economia legale, quindi magari comprando pizzerie locali o quello che è, ma anche portando avanti quelle cose che dicevamo prima, portando avanti corruzione, portando avanti, cioè, se tu hai denaro a disposizione, tu puoi fare di tutto, puoi corrompere un politico, puoi far sì che venga approvata un certo tipo di legge oppure un'altra, si può far sì che si vince una gara d'appalto anziché lo vinca una ditta anziché un'altra. Ci sono tante cose che si possono fare quando si ha il denaro, purtroppo. E questo è il quadro inquietante. E quindi bisogna cercare di fare una lotta a queste organizzazioni criminali che sia seria e che sia al primo posto dell'agenda politica. Siamo sempre lì, ne parlavamo prima. La politica, purtroppo, molto spesso la magistratura ha le mani legate in base a quelle che sono le leggi che vengono promulgate, che vengono ideate, i decreti e quant'altro. È la politica che deve soprattutto fare. Impegnarsi sia nello scegliere candidati che siano non solo credibili, ma anche puliti, perché
uno può essere anche credibile, ma al tempo stesso poi dopo si scopre che magari apparentemente è solo apparentemente credibile. Quindi ci devono essere dei candidati che siano onesti, credibili nel progetto politico, che sappiano, diciamo, in prima persona prendersi l'impegno per contrastare determinati fenomeni, ma purtroppo in questi mesi diciamo che il quadro non è che sia così soddisfacente in questo senso. Se guardiamo anche alle recenti le recenti leggi promulgate, l'ultimo atto dell'ultimo governo è stato riguardava le intercettazioni telefoniche, per esempio, con polemiche che si sono sollevate sia da parte dei magistrati che da parte degli avvocati, e in più anche da parte ovviamente dell'informazione, perché questa nuova legge sulle intercettazioni, l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di fatto non permetterà all'informazione di divulgare e quindi anche di raggiungere determinate notizie. Una su tutti: siccome si vieta, diciamo, la pubblicazione, si vieta di inserire all'interno delle ordinanze che poi diventano pubbliche, e da lì si traggono poi parte delle informazioni che vanno sui giornali, per fare un esempio, non si potranno pubblicare intercettazioni che sono ritenute non rilevanti. Ma chi decide se un'intercettazione è rilevante o meno? C'è sempre un esempio che faccio: se questa legge che hanno applicato lo scorso dicembre fosse stata in vigore negli anni del terremoto dell'Aquila, non saremmo mai venuti a conoscenza dei due imprenditori che ridevano nei minuti immediatamente successivi del terremoto in vista degli affari che avrebbero potuto fare. Allora, quei due non stavano commettendo un reato, ma se i due se la ridano degli affari che possono fare mentre c'è la gente che muore sotto le macerie, a me cittadino mi interessa, perché io con quegli imprenditori non voglio avere niente a che fare. Certamente. Insomma, ne viene una, come sempre, un quadro dove, insomma, Aaron e la magistratura che viene chiamata a togliere le castagne dal fuoco, insomma, ad una politica ormai che non ha più nessuna identità, insomma, perché se abbiamo una parte politica che fa degli errori, un alto esponente dello Stato che non blocca leggi che fate male, e poi abbiamo un'opposizione che non fa l'opposizione, è una politica che non serve a nulla, insomma, serve solo a chi la tenta di rappresentarla, ma non rappresenta più la politica e non rappresentano più nemmeno se stessi, non rappresentano più nemmeno noi, questi signori. Quindi siamo diciamo ad una conclusione, credo, se tu la condividi, che se si potessero votare quelli che sono i magistrati più attivi, forse faremmo meglio a dare il voto a loro piuttosto che a questi. Che ne pensi tu? Ma io non so se condivido appieno questa impostazione. Mi rendo conto che siamo un paese dove il magistrato viene visto come l'unica speranza, e questo è il problema. Cioè, non ci sarebbe bisogno, se tutti quanti facessero il proprio dovere, non ci sarebbe bisogno di un magistrato che entra in politica, o di un avvocato che entra in politica, o di un giornalista che entra in politica. I politici dovrebbero fare semplicemente, o un imprenditore che entra in politica. Ci sono i politici, quelli che dovrebbero avere nel proprio interesse il bene pubblico, che potrebbero anche fare solamente questo di mestiere. A me mi starebbe bene, purché facciano il bene pubblico e non gli interessi del singolo. Questo non significa che chi fa altri lavori non può fare politica. Il nostro ordinamento lo prevede, e anzi io mi auguro che le prossime elezioni possano consegnarci un governo che sia degno nostro rappresentante. Se poi mi chiedo specifico cosa penso
del magistrato in politica, io rispondo che qualora decidesse di entrare in politica, ritengo che sia giusto e condizio sine qua non che da quel momento in poi non torni più ad occuparsi della giustizia, insomma, o meglio, cioè non sia più magistrato, non torni più nei posti dove era. Certo. Anche perché da noi manca una scuola di politica, insomma. La scuola di politica non ce l'abbiamo, quindi abbiamo dei neofiti, diciamo, chiamiamoli così, neofiti, che sono molto bravi, hanno un apprendimento eccellente. Certo. Le cose da queste parti si imparano per affiancamento, no? Tutto sommato non c'è stata mai la vera volontà di creare una classe dirigente diversa, perché comunque non è quello l'obiettivo, questo mi sembra abbastanza evidente, pertanto è molto più maleabile un popolo, un cittadino che non ha una perfetta conoscenza o comunque una cognizione di causa, piuttosto che un essere pensante e senziente. Quindi nel momento in cui, come sta accadendo attualmente, Aaron, correggimi se sbaglio, si toccano due punti fondamentali dello Stato come la sanità e l'istruzione, cioè credo che questi due settori del nostro Stato non abbiano mai visto un momento così basso come quello che stiamo vivendo adesso. Allora, se a un popolo si toglie la possibilità di istruirsi e di curare la propria salute, non so di quale democrazia si possa parlare alla fine. Beh, si parla di buona scuola comunque. Sì, ci sono i due, sicuramente istruzione, salute, diciamo che dal punto di vista sociale, informazione, cultura, il quadro sociale del nostro in questo momento è minato da più parti, questo è sicuramente un scuola, ricerca, università. Si potrebbero fare, sono tanti i campi che purtroppo siamo molto indietro. Assolutamente, per questo risulta prezioso, non lo dico per tirare acqua al mulino, ma risulta prezioso un lavoro come quello svolto dalla redazione di Antimafia 2000, che ad oggi è l'unica a fornire informazioni precise e puntuali su quello che avviene. E, a parte qualche sporadica intervista che vediamo in TV, ma per il resto mi pare ci sia molta indifferenza e molto silenzio, eppure riguarda la nostra vita, quindi va bene. Aaron, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera, hai fatto uno sforzo, una sintesi, grazie. E buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Una buona Ciao. A proposito, le prossime date per la presentazione del tuo libro? Ah, il libro lo presenteremo ancora a febbraio, si riprende a febbraio, ricominciamo a fare un paio di date nel nord Italia tra Pordenone e Udine, anche se i luoghi magari non sono proprio questi, però comunque in nord Italia e poi a Gubbio il 9 di febbraio. Quindi prosegue la promozione del volume Quel terribile 92. Sì. Naturalmente tutte le notizie potrete evincere dal sito di antimafia2000.com, dove troverete tutta una serie di articoli relativi alle requisitorie che Aaron ci ha gentilmente sintetizzato, oltre alla video intervista a Nicola Gratteri, al procuratore capo di Catanzaro, che vi suggerisco di ascoltare perché viene fuori anche l'uomo oltre al magistrato, quindi una doppia chiave di lettura. Per il resto vi auguriamo una buona notte e vi diamo appuntamento mercoledì prossimo sempre alle 22 su Radio Saiuz per un nuovo appuntamento con l'Osservatorio Antimafia. Buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte.